Signora, uscito? Lo prelevo, guardi, tempo una settimana. Ve lo riconsegno come nuovo. Mi dà carta bianca. Vabbè, in una settimana ce l'ha come nuovo, signora. Va bene, la ringrazio. Oh, oh! Che cazzo vuoi? Che se la vedi? Sì. Che cazzo vuoi? Io non ho fatto niente. Pezzo di merda! Sta in macchina, oh! Sta fermo la carcola che se dopo un'altra qua vengo a prendere a casa la prossima. Fatto niente, oh, perché? Perché sta cosa? Appassionato di una carriera da tessere, magari coincidessero le tessere, ma non c'è un'immagine completa nel quadro dell'essere, ed ogni pezzo è creta, fragile, ne perdi uno, è facile che non ti capiresti a fondo, e quella parte di te che non ritrovi è nel posto che cerchi, è un labirinto di specchi, sei contornato da manichini senza orecchie che ti fanno i dispetti, ma nella tua integrità li ignori. Mamma ha detto che si deve svegliare, sveglia. Come fai a fare? Le scalda solo chi non si nasconde ai raggi. Ricchi nelle ville a quattro piani hanno le facce bianche. Noi viviamo nei fondali senza branchie, con polmoni strani. Pesci fuori dalle acque tra i rifiuti umani, portati qua da uno tsunami carmico. Siamo il pezzo che manca, qui c'è una grossa quantità di yang. Siamo la massa bianca, compenso la dualità con un punto nero dentro al cuore. Presa coscienza che dovrò odiare se voglio portare amore. Ed ho solo una missione per cui mi sento predisposto: trovarmi un posto, non adeguarmi, perché ho le armi per fare il mondo nostro. Per chi ci crede ancora e non si arresa al business, senza dare ma un valore nominale alle sue rime. Questo mondo ci sa fare, ti trasforma il bene in male. Ed è normale non sperare di poterti mai rialzare quando ti scompare l'orizzonte. Contro il mondo che puoi fare? È normale non lottare, vedi tutto andare a buttare. Quel briciolo di pelle che rimane se lo succhia tutto questo mostro che hai di fronte. Ho poche carte in mano, nessuna sembra buona. Strategia di gioco, così si vince. Niente botte de fortuna. Quando c'è poco lo usi bene o hai buttato pure quello. Chi non c'ha niente inventa rime, qualche ritornello. La musica te sa riaccende il fuoco, via de salvezza. Quella leggera brezza che ti porta via dal globo. Sarà che chiedo troppo poco in confronto a ciò che merito, ma da chi mi ha preceduto scelgo io che cosa eredito. Mi chiamo Don, sono rimasto per dare voce alla mia dottrina. Ogni mia rima è una preghiera, lo dico dentro ad ogni testo. Con questi occhi vedo la mia chiesa che mi crolla addosso, ma non mi sposto, resto fermo e prego. Questo mondo ci sa fare, ti trasforma il bene in male. Ed è normale non sperare di poterti mai rialzare quando ti scompare l'orizzonte.
dentro il mondo che vuoi fare. È normale non lottare, vedi tutto andare a puttane. Quel briciolo di pelle che rimane, te lo succhia tutto questo mostro che hai di fronte. Le mie parole, la macuminate dentro alla materia grigia, ti fanno vedere rosso. È il sangue che ricomincia a scorrere dentro al cranio, ti riapri chakra, la coscienza ti riallaga tutti quei vuoti che ti avevano lasciati media, come se ti parlo del 92 che ci hanno impoverito e poi lo paragono ad oggi, poi ti informi e scopri il motivo per cui il metallo numero 92 lo hanno impoverito. Tu stai sovrappopolando la terra del loro dio e poi ci sono qua io che cerco di restare umano, anche se mi allontano da tutti gli altri umani. Lascio le loro mani, spesso il cerchio, è inutile cantare il bene quando il male non ha più un orecchio. Questo mondo ci sa fare, ti trasforma il bene e il male, ed è normale non sperare di poterti mai rialzare quando ti scompare l'orizzonte. Contro il mondo che puoi fare, è normale non lottare, vedi tutto andare a puntare. Quel briciolo di pelle che rimane, se lo succhia tutto questo mostro che hai di fronte. Sì, signore. L'ho già fatto. Sì, signore, in questi casi, quando vanno via vuol dire che è a posto. Sicuramente, altrimenti non sarebbe. Va bene, poi sistemiamo anche quel particolare. No. Ma ringrazio, la ringrazio. Intellettuali, in un mondo di ignoranti basta mettersi gli occhiali, complesso essere tali, anche sulle differenze culturali e razziali, ed una volta dire basta siamo tutti uguali, è semplice essere banali, basta citare Mussolini, Hitler, Mao e Stalin, ma è complesso essere reali, e non propagandare l'odio senza ideali da maiali, è semplice vederli cadere, uccisi nelle piazze, assassinati, brutto ma è complesso come piangere sentendosi in lutto, dopo tutto, è semplice come essere animali, mangiarci l'un l'altro e rinnegarci, ma è complesso come esseri umani, capire che abbiamo le mani, ma non solo per scansarci.